gran premio, quello del Texas, contrassegnato dalla prestazione di due ombre rosse. Una doppietta Ferrari che scatena un rodeo nel cuore degli appassionati, alla vista di una supremazia per il cavallino che ha dell'incredibile. Pronti via, e Leclerc decide di farsi un bel regalo di compleanno per i suoi 27 anni. Con intelligenza si butta nel varco, lasciato che Verstappen si interessi ovviamente del suo diretto rivale, Lando Norris, incapace questi di imporsi nonostante una McLaren superiore. Forse sarà questa gara che deciderà l'addio al sogno mondiale del pilotino inglese. Tutto gentilezze e prego, s'accomodi, che in Formula 1 non paga. Ha quasi tutto Lando per diventare un campione, eccetto la necessaria cattiveria che in quell'ambiente fa la differenza. Una gara incredibile dove la Ferrari non solo non ha sbagliato niente, ma dove la macchina stessa è apparsa al primo scatto superiore a tutta la concorrenza. Passo gara autorevole, veloce, stabile, reattiva e finalmente priva di saltellamenti in assenza di consumo gomme, proprio così. Sulla pista americana, la più probante del campionato, la Ferrari è salita in cattedra con i suoi due docenti. Certamente è solo una gara, la prima del filotto finale di sei, ma potrebbe essere il viatico per un finale da fuochi artificiali e un rilancio di stagione prossima avventura da stomaci forti. Intanto si potrebbe già alimentare quella piccola fiammella nel campionato costruttori, perché per quello piloti la distanza da Verstappen di Leclerc è praticamente incolmabile, 77 punti, ma non si tratta solo di questo. C'è da tener conto che anche questa volta, con una macchina non eccelsa, l'olandese volante ha fatto da scuola guida a tutti. È il migliore e nessuno lo passa, anche se fosse fermo. Basti per tutto vedere come si proteggeva dagli attacchi di Norris, con manovre di copertura all'ultimo momento, senza strafare, solo con quello che basta, chirurgico, con una naturalezza sbalorditiva. In questo weekend Max ha tratto il massimo con un terzo posto che, con il successo nella sprint, totalizza 57 punti di vantaggio su Norris. Un bel bottino, non c'è che dire. Per la Ferrari, si diceva, il titolo costruttori potrebbe essere alla portata. 48 punti dalla McLaren non sono uno sproposito, considerando che è inutile nascondercelo. Sia la macchina di Woking che la Red Bull tornano finalmente sulla terra senza aggeggi che abbassano musetti, ali che si deformano come un cartone animato e via dicendo. Piuttosto c'è da dire che per una Formula 1 diventata veramente interessante e densa di emozioni forti, c'è una federazione che non sa starle al passo. Lentezza nelle decisioni. I 5 secondi di penalità a Norris vanno comunicati in fretta, tanto da permettergli semmai di impostare diversamente la corsa. E le penalità stesse devono valere per tutti e i controlli vanno eseguiti in profondità e senza guardare in faccia a nessuno. Alla fine una domanda mi trapana il cervello: ma siamo sicuri che mandare via Sainz e prendere Hamilton sia stata una decisione saggia? Al dubbio amletico aggiungo un altro tassello. Con una Ferrari così, aspettare a DNU non serviva. Rischiava di stare con le mani in mano.